Il Comit BNA, un vero Monte dei Paschi. Bene, adesso seguitemi che vi do le spiegazioni del caso. Questo smilzo è Leopoldo Sottotono, che fa il barman. Noi gli diamo lo stipendio da 11 mesi. Non va tutto liscio, ci vuole un ghiaccio. Quest'altro è Pasquale Labbemollo, il pianista del piano bar, chi mani ha bruciate. Può morire di fame, carne niente, pesce niente, fa sola sì. E ci fanno pure male il do, il re e il mi. Ah, questa è Zaira Zannelli, cameriera del Grand Hotel. Per gli amici Zazà, savonno a moccare tutti. Donna barbuta è sempre piaciuta. Boh. Quest'altro è Virticchio Semenza. Ah, appartiene a una famiglia che si dà da fare. Lui fa Torino, il padre fa Milano, lo zio fa Venezia, il fratello fa schifo. Quest'altro bello robusto è il ragazzo dell'ascensore. Lo chiamavano ascensore Gerry Nico 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 Nico. Presto gli faremo fare pure il montacarichi. Beatrice, ah, marchesa di Sufalar. Per lei l'igiene è tutto. Pensate che pure il pane lo tocca con coltello e forchetta. Ah, quest'altro è il bello spicchio, il ragioniere Milazzo. Non si sa se ha famiglia e non ci hanno visto mai uscire né un portafogli né un portamonete. Il classico nostalgico, Ghiddo, quando c'era lui? E adesso è turno della signora Natascia Zappulla, mangia racina da sposata. Ha una catena di pescheria e fa sempre l'occhio di triglia. La sera se va a cucca pesce perché ha tonno, e la mattina deve avere il cervello sgombro per dare un'occhiata ai negozi. Ma eccolo, Fra Raffaele d'Assisi, che non è molto famoso perché ad Assisi c'è Ciccio, che parlava con cane e gatti, infatti parlava anche agli uccelli. Fra Giorgio da Padova, che insieme a Fra Raffaele punirà tutti i separati e divorziati che scoverà nell'hotel, nella Tosca e soprattutto nella Traviata. Tale Cucce, Umeghi Annescere, Enrico Lococo di professione cuoco. Bene, tutti gli uffici di igiene d'Italia e il nucleo antisofisticazione hanno cercato di scoprire che cosa ci mette nelle pietanze. Ma al personale di questo grande hotel si richiede precisione svizzera e noi l'abbiamo tedesca. Abbiamo assunto un maître che si chiama Otto Emmet. Tale che bedagliista, questa l'abbiamo straniera, Sherila Sip, e la Frank Sinatra del Grand Hotel, The Voice, a volte a scatti di nervi. Chisto poi ve lo raccomando, si chiama Ambrogio Silenzi, un fattorino, un complice ideale, proprio una moglie ideale, proprio uno volesse come compagno ideale, perché te ne sembra a bocca chiusa, d'altronde è muto. Subisciuteddu non sa nemmeno come si chiama, però di una cosa è certo. Qualcuno nel Grand Hotel Cabaret ha ordinato delle pizze, ma cui? Chi stava, diciamo, abbronzato, viene dalla rabbia, dice, che era esaurita, dice, di professione fa l'aiuto cuoco. Eccolo, bello tunno tunno è il signor Totò Speranza. Di giorno vende prodotti, la notte fa il pornodivo. Ed ecco la signora Lo Piccolo, un attentato che ha riuscito, ci ha distrutto la casa e a spese del comune soggiorna nel nostro grand hotel. Tagliatela. Il suo nome è Graziella. Ha una grande passione per la cucina, anzi, per il cuoco Lo Cocco. Ah, Lady Mara, con le sue mille e una laurea, ai parioli ha preferito Grand Hotel Cabaret. Chiude la carrellata l'attrice Rossella, che insieme alla rotonda Mami attende la telefonata di un produttore. E poi ospiti, altri ospiti, ancora ospiti, fortemente ospiti, fortissimamente ospiti, un grand hotel, anzi un casinò di ospiti. E allora, venite con me al grand hotel Cabaret.